stata una partita molto bella, molto intensa, abbiamo giocato molto bene, sapendo che Padova, oltretutto, dopo un inizio di stagione molto buono, ha avuto anche loro degli alti e bassi, però erano venuti pure loro a Cattani per vincere, per guadagnare dei punti, però non ce l'hanno fatta perché secondo me abbiamo giocato molto bene rispetto a loro e noi avevamo un conto in sospeso con loro, visto che all'andata avevamo perso. Anche non proprio benissimo, quindi secondo me gli abbiamo dato una bella lezione. È stata una bellissima partita e soprattutto i tifosi sono stati molto calorosi ieri sera e poi a Catania veramente molto molto pieno. Il punto sulla situazione in classifica. Siamo quinti, a un paio di punti dalla ottava e non siamo neanche tanto distanti dalla quarta e dalla terza, che secondo me se facciamo un paio di partite buone e la fortuna ci dà una mano, secondo me si possono anche raggiungere. Però la classifica è molto buona. E domenica prossima si va ad Ezio. Desio è un'altra partita ostica e soprattutto ieri ha vinto in casa di Orzinuovi. Orzinuovi è un campo molto difficile, quindi ci aspetterà una partita molto difficile perché Desio è una squadra molto buona e molto competitiva, anche se la classifica non le dà ragione, però comunque è una squadra molto tosta. Noi adesso stiamo puntando a rimanere in zona playoff, il nostro obiettivo è fare i playoff e magari incrociare le dita e sperare.